Buongiorno, buongiorno a tutti. Vi do il benvenuto a questo terzo incontro del ciclo di quattro webinar dedicato all'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia, il regime delle semplificazioni nel contesto del PNRR. Come dicevo, si tratta del terzo incontro di questo ciclo, iniziato il 26 ottobre scorso, e l'incontro di oggi avrà un taglio più pratico, più pratico e operativo. Quindi il relatore, Stefano, Bianchini esaminerà alcuni casi pratici e le relative implicazioni. Illustrerà inoltre le tecniche redazionali utili per l'elaborazione di atti amministrativi relativi alle procedure di affidamento. L'ultimo incontro di questo ciclo è previsto per il 30 novembre ed è già possibile iscriversi a quest'ultimo incontro sempre sul sito di Eventi PA. Io sono Lorina D'Agostini del Formez PA, vi darò un supporto nel corso di questo incontro e farò una breve introduzione prima di lasciare la parola al relatore Stefano Bianchini. Dunque, questo ciclo di incontri si inserisce in un percorso di informazione e approfondimento in materia di semplificazione, che a sua volta si inserisce nel progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto alla operatività della riforma in materia di semplificazione. Questo progetto è uno dei progetti attivati dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla semplificazione all'interno del PON Governance e il Dipartimento ha dato appunto mandato al Formez PA di attuare il progetto stesso. Queste sono tutte le attività che sono state realizzate all'interno del progetto. Vi segnalo in modo particolare un ciclo di 12 video lezioni sulla gestione dei procedimenti unici SWAPE, un ciclo che potete trovare sul canale YouTube di Formez PA e alla pagina focus.formez.it. Queste sono le tematiche che sono state trattate nel corso del progetto. Le più recenti hanno riguardato la CILA Superbonus, la rigenerazione urbana e naturalmente la tematica del ciclo di cui fa parte questo incontro, cioè gli appalti pubblici. In questa infografica vediamo invece il numero dei partecipanti agli eventi. Sono dati aggiornati al 31 agosto 2021. In totale hanno aderito agli eventi in presenza 5.781 partecipanti, mentre hanno aderito agli eventi online 29.645 partecipanti. Questa infografica riporta gli enti di appartenenza dei partecipanti, dati sempre aggiornati al 31 agosto 2021. La maggioranza dei partecipanti proveniva dai comuni. Da luglio 2021, ricordo, è iniziato un ciclo di incontri sulle novità introdotte dal decreto legge 77-2021, decreto che prevede misure di semplificazione delle procedure e rafforzamento della capacità amministrativa per la transizione energetica e digitale. In particolare, queste novità introdotte dal decreto riguardano la materia ambientale, sono novità relative, all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, riguardano il titolo abilitativo edilizio per gli interventi agevolati, appunto CILA Superbonus, e naturalmente riguardano gli appalti pubblici, in particolare le procedure di affidamento sotto soglia. Il decreto legge 77-2021, convertito in legge 108-2021, prevede inoltre anche modifiche alla disciplina relativa ai poteri sostitutivi, al silenzio assenso, alla procedura accelerata per la conferenza di servizi semplificata prorogata sino al 30 giugno 2023 e prevede anche modifica alla disciplina relativa alle zone economiche speciali ZES. Il progetto fornisce supporto alle amministrazioni regionali per la costituzione di centri di competenza regionali per la semplificazione e questi centri di competenza erogano assistenza e affiancamento in presenza e a distanza alle amministrazioni sia per la risoluzione di problematiche attuative delle misure di semplificazione e sia per la gestione di procedure complesse.
Questi sono i centri di competenza pienamente attivi, quelli della Calabria, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Sardegna e Sicilia. E questa slide riporta i principali risultati raggiunti dai centri di competenza attivati che si sono rivelati effettivamente degli strumenti particolarmente efficaci per sviluppare la capacità amministrativa delle amministrazioni e sono riconosciuti in ambito di programmazione. Questa è la pagina di eventi PA dove potete trovare tutte le attività che sono state realizzate all'interno del progetto. E veniamo all'incontro di oggi. Dopo la mia breve introduzione lascerò la parola a Stefano Bianchini, ricordo, docente di diritto amministrativo, Università degli Studi di Ferrara ed esperto di semplificazione Formez SPA. Dedicheremo poi uno spazio alle risposte, alle domande che potrete porre in chat e alle 11:30 è prevista la chiusura dell'incontro. Ricordo le tematiche dell'incontro di oggi. Il docente appunto esaminerà casi pratici relative a implicazioni e anche illustrerà tecniche redazionali per l'elaborazione degli atti amministrativi pertinenti. Naturalmente potete scrivere in chat le vostre domande al relatore. E come di consueto questo webinar è registrato e sia la registrazione che la slide saranno messe a disposizione entro la giornata di oggi sul sito di Eventi PA alla pagina dedicata a questo evento. Nell'augurarvi buon lavoro, ricordo che per quanto riguarda gli attestati di iscrizione, questi vengono rilasciati a quanti si sono iscritti all'evento, seguono almeno il 20% e saranno messi a disposizione nei prossimi giorni sul sito di Eventi PA alla voce I miei eventi e sono scaricabili autonomamente. Chiedo a questo punto al relatore di attivare webcam e microfono Buongiorno. e buongiorno e provvedo a proiettare le slide. Prego. Arrivano. Chiedo conferma se si muovono. Ecco Perfetto. qui. Sì, Ottimo. scorrono e si vedono perfettamente. Allora, io chiudo webcam e Grazie. microfono e buon lavoro. Bene, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, ben ritrovati, perché vedo tantissimi nomi noti, che come scherzavamo prima con la dottoressa D'Agostini hanno credo maturato la nostra tessera gold per la partecipazione ai corsi, scherzando, grazie davvero per la partecipazione sempre così, numerosa. Colgo l'occasione per rinnovare i miei ringraziamenti a Formez PA, a tutto il suo staff, in particolare alla dottoressa Norina D'Agostini, alla dottoressa Corinna Lupori, che ci supportano sempre in modo impeccabile nella gestione dei webinar online. E quindi ringrazio davvero tanto ancora Formez per l'occasione e ringrazio davvero tutto il suo staff per il supporto sempre molto preciso. E poi naturalmente ringrazio tutte voi e tutti voi ancora per la partecipazione e per l'ascolto. Come ricordava la dottoressa D'Agostini, come ormai sappiamo, potete certamente mandarmi in chat le vostre domande. Come sempre, a quelle un pochino più veloci cerco di rispondere nell'immediato durante il webinar, perché così cerchiamo anche di attivare un colloquio. Quella che purtroppo oggi non riuscirò a dare risposta, naturalmente verrà fornita risposta scritta, e a tal proposito approfitto per dire che in settimana pubblicheremo, grazie sempre allo staff di Formez, le risposte a tutte le domande poste nei due precedenti webinar, diciamo di carattere un pochino più teorico. Scusate il tempo del corso, ma le domande erano davvero moltissime, quindi mi ci è voluto un pochino di tempo per rispondere a tutte le vostre domande, di cui vi ringrazio perché sono tutte molto stimolanti e aiutano innanzitutto il sottoscritto a riflettere anche su elementi che a volte non ci si pone nella propria autoreferenzialità. Quindi il dialogo con voi è innanzitutto per me una crescita. Quindi grazie davvero e appunto in settimana pubblicheremo tutte le risposte ai due webinar precedenti e poi naturalmente anche a quelle che verranno poste nel webinar di oggi e in quello del 30 novembre.
secondo la formula che ormai ci accompagna, come ricordava l'autoressa D'Agostini. È un webinar che vedete diviso sostanzialmente in due parti ideali, oggi e il 30 novembre. Come sempre cercheremo di chiudere oggi determinati argomenti per poi riprendere il 30 novembre e cercheremo di dare applicazione pratica. Dettando insomma quelli che possono essere alcuni consigli pratici ed operativi, dando, non dico per acquisite, ma quantomeno per presupposte, molti dei dettagli, molte delle conoscenze che spero di aver veicolato nel mio modo migliore possibile nelle due puntate precedenti. Chiaramente per dare anche un'idea di, scusate, di unicità. Dei webinar riprenderemo naturalmente, seppur in modo molto sintetico, alcune delle conoscenze già acquisite in modo che ci possa essere anche un collegamento e una circolarità rispetto a tutte le nozioni che abbiamo cercato, di illustrare nei webinar precedenti. Come vi anticipavo e come già diceva la dottoressa D'Agostini, i due webinar, quello di oggi e quello del 30 novembre, sono dedicati ad un taglio maggiormente pratico-operativo. Infatti, anche nell'esposizione sarà anche più, spero, anche più diciamo, anche di ascolto, più gradevole, perché scenderemo un pochino più nel dettaglio e proprio nell'operatività. E io vorrei trattare con voi, diciamo, vorrei dividere i due webinar sostanzialmente in due parti ideali, ecco, chiamiamole così. Una parte è dedicata, come vedete, a fornire proprio dei consigli che possono essere utili nella redazione degli atti amministrativi in generale, con particolare riferimento ovviamente agli atti di affidamento. E a tal proposito volevo sottolinearvi che nel materiale utile del webinar, nella pagina dedicata all'evento, troverete un esempio di determina di affidamento che illustreremo comunque in dettaglio, tra oggi e la puntata precedente. Però nei materiali utili trovate, un esempio appunto di determina, che ribadisco, commenteremo e vedremo in dettaglio, così ve la potete andare a vedere, scaricare ed esaminare. Nella seconda parte, chiamiamola così, di questi due webinar, invece prenderemo in esame alcuni casi giurisprudenziali, molto recenti, tutti del 2021, ovviamente, che trovano addentellato nella normativa di quei decreti semplificazioni, per poi trarne, degli insegnamenti operativi e quindi tratteremo il caso giurisprudenziale, innanzitutto per il suo interesse, visto, per il fatto che sono molto recenti, perché è proprio riguardanti l'applicazione dei decreti semplificazioni. E poi però esamineremo il caso giurisprudenziale, ma per trarne alcuni elementi utili. Detto questo, inizierei come premessa, innanzitutto mi vorrei focalizzare sul primo tema di cui vi parlavo, vale a dire la necessità di individuare alcuni consigli utili e pratico-operativi per redigere gli atti amministrativi ed in particolare il focus è ovviamente sugli atti di affidamento. Quindi si tratterà di enucleare, vedremo insieme alcuni consigli pratici. Io questo corso che lo faccio anche in altre amministrazioni, anche presso altre amministrazioni molto più generale, lo chiamo quasi un corso che ha anche, diciamo, una veste quasi di sensibilizzazione, ossia di appunto sensibilizzare rispetto a quello che è la corretta progettazione, i consigli più corretti per avere una progettazione, una scrittura degli atti amministrativi che possa essere la migliore possibile. Quindi cercheremo appunto di individuare alcuni consigli pratici che valgono in generale per la stesura degli atti amministrativi, ma poi ci focalizzeremo appunto sugli atti di affidamento dei contratti pubblici perché è il tema che ci deve interessare. Il presupposto, naturalmente, esaminare le regole e i consigli pratici per la redazione di tutti gli atti amministrativi è la qualificazione giuridica degli atti relativi all'affidamento di contratti pubblici. Sappiamo, l'avevamo anche visto nelle puntate precedenti, o sotto vi ho richiamato alcune pronunce giurisprudenziali su cui non tornerei perché le avevamo esaminate in dettaglio nello scorso webinar.
che gli atti in cui si articolano le procedure di affidamento, ivi comprese, l'avevamo visto, gli atti relativi agli affidamenti diretti, che presumo siano quelli che maggiormente ci occupano, visto l'innalzamento della soglia a 139.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per i lavori, anche, avevamo visto che anche gli atti di affidamento diretto, anche laddove avvengano contestualmente con la determina contrarre, sono qualificabili, hanno natura giuridica di atti amministrativi, quindi attengono alla macroarea del procedimento amministrativo, degli atti amministrativi. Tant'è, avevamo visto che c'è una norma all'interno del codice dei contratti pubblici, l'articolo 30,8 del decreto legislativo 50 del 2016, che specificamente rinvia alla legge 241 del 90, che è la legge generale sul procedimento amministrativo. Quindi non v'è dubbio, come peraltro ribadito da alcune recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa che avevamo già esaminato e che io vi ho riportato qui per comodità, in modo appunto che abbiate il rinvio anche alle lezioni e alle slide precedenti. Non v'è dubbio pertanto che gli atti in cui si articolano le procedure di affidamento dei contratti pubblici, ivi compresi gli atti di affidamento diretto, ancorché contestuali alla determina contrarre, hanno natura giuridica di atti amministrativi. E questo è il presupposto da cui muovere per esaminare le regole che andremo a vedere in dettaglio, trattandosi di regole che riguardano la stesura degli atti amministrativi, con particolare riferimento agli atti relativi ai contratti pubblici, il presupposto naturalmente è la qualificazione di questi ultimi come atti amministrativi, a cui quindi si applicano tutte le regole che attengono alla progettazione del testo e alla scrittura degli atti amministrativi. E vedremo però che trattandosi di atti amministrativi, chiamiamoli un po' sui generis, ma ci capiamo, ossia attinenti a un settore particolare, se vogliamo, del diritto amministrativo, cioè il diritto dei contratti pubblici, hanno talune peculiarità che non mancheremo di evidenziare. In linea generale, quello che secondo me può essere un primo riferimento quando ci approcciamo alla stesura di un atto amministrativo, un primo riferimento che volevo darvi è un testo che forse già conoscete, vale a dire la direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi curata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che contiene regole di struttura giuridica, cioè come progettare correttamente il testo di un atto amministrativo, di una determina di affidamento, per calare un po' di più nel dettaglio queste regole, e contengono anche regole di scrittura amministrativa che attengono al lessico dell'atto amministrativo. E è un documento, secondo me, molto importante, anche molto significativo, tra l'altro relativamente breve, di una decina, quindicina di pagine. Io volevo evidenziarvi e ve lo volevo consigliare perché detta diverse regole che attengono alla scrittura dell'atto amministrativo e davvero troverete la risposta, spero, a molti interrogativi che ci si pone quando ci si trova di fronte alla famosa stesura della determina di affidamento oppure della determina contrarre contestuale affidamento diretto o di qualsiasi altro atto amministrativo anche in materia di contratti pubblici. La domanda che a volte ci si fa quando dobbiamo approcciarci all'atto è cosa ci devo mettere, quale normativa devo citare, come lo devo scrivere, quale lessico devo utilizzare. Insomma, di fronte al nostro schermo bianco, a volte sono domande che, specie se ci approcciamo per le prime volte alla scrittura di un atto amministrativo, sono domande, come vedremo, non secondarie. Ecco, nella direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi, peraltro la semplificazione è il minimo comune denominatore dei nostri webinar. È semplificazione quindi che passa anche attraverso le tecniche redazionali. Ebbene, in questo documento di cui vi consiglio la lettura perché è breve, interessante, più volte rinnovato, troverete molte regole che rispondono a diverse domande di quanto ci si approccia alla scrittura del testo amministrativo. E volevo sottolineare, sempre per diciamo, centrare quell'obiettivo di cui vi accennavo all'inizio, quello della sensibilizzazione, vi volevo evidenziare fin da subito quale sia l'importanza dello scrivere bene l'atto amministrativo di affidamento, l'atto amministrativo che attiene ad una procedura d'evidenza pubblica o più in generale agli atti amministrativi.
In questa, proiettandovi questa slide, voglio attirare la vostra attenzione su quanto rileva la qualità dell'atto amministrativo, cioè, detto in altri più semplici termini, quanto rileva scrivere bene la determina di affidamento. E ve lo volevo sottoporre anche per arrivare incontro a diverse richieste che mi sono pervenute nei due webinar precedenti, cioè di avere dei modelli di determina e dei consigli per redigere la determina. Ho visto che è un argomento abbastanza caldo, direi. Ed è caldo giustamente, quindi ringrazio di nuovo chi mi ha posto all'attenzione questo tema. È un tema caldo perché come scrivere l'atto alla fine della corsa è in realtà uno tra gli elementi più decisivi dell'operatore del diritto, uno degli elementi più decisivi del funzionario. E questo perché voglio alzare il tiro citandovi una nota espressione, dicendo, se vi ricordate, l'avete sentito dire sicuramente la famosa espressione, l'amministrazione parla attraverso i propri atti. Questa, diciamo, espressione molto famosa, che è un po' più gergale, declina un'altra famosa frase, quella secondo cui l'atto amministrativo rappresenta l'essenza stessa dell'amministrazione. L'atto amministrativo rappresenta l'essenza stessa dell'amministrazione. E questa è la frase originaria di Giannini, un noto giurista amministrativista, che poi è stata mutuata nel più gergale e nel più immediato: l'amministrazione parla attraverso i propri atti. Ed è proprio così, nel senso che, come sappiamo, il procedimento amministrativo, l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione nell'esercizio della propria attività, ivi compreso nell'esercizio della propria attività contrattuale, l'elemento decisivo è la scrittura dell'atto. E questo è il presupposto. Ma la qualità dell'atto, cioè lo scrivere bene l'atto amministrativo e quindi la rappresentare correttamente l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione, gli elementi raccolti durante la fase istruttoria, tutti elementi che approfondiremo, attiene non solo allo scrivere bene l'atto, perché la qualità dell'atto rileva sotto un duplice profilo, come potete vedere, giuridico e comunicativo. Giuridico in che senso? Vedremo che scrivere male un atto amministrativo non solo pone un problema di mancanza di comprensibilità dell'atto stesso, o magari l'obiezione del responsabile di servizio, di chi per lui che dice: mamma mia, che atto scritto male, non si capisce niente. Non è solo un problema di non capire niente o di scrivere male. È un problema che poi potrebbe tradursi davvero in censura di illegittimità dell'atto amministrativo, cioè un atto scritto male, ancorché avesse a monte un'istruttoria corretta, un iter corretto, se l'atto è scritto male, ricordiamoci, l'amministrazione parla attraverso i propri atti, e poi l'atto che traduce, l'atto amministrativo, la determina di affidamento che traduce il percorso che abbiamo fatto per arrivare a quell'individuare, a quell'operatore economico e per quali ragioni, come vedremo. Ed è da lì che poi si prendono le mosse, anche perché spostiamo un attimo il versante sul lato processuale. Avevamo già ricordato in uno dei webinar precedenti, qualche tempo fa, come il processo amministrativo venga definito un processo cartolare per eccellenza, insieme a quello innanzi alla Corte dei Conti, direi. Ma il processo amministrativo per antonomasia è definito il processo cartolare per eccellenza. Ma perché? Perché in sede processuale quello che viene portato all'attenzione dei giudici mediante un eventuale ricorso è l'atto amministrativo. Quindi, detto in altri più semplici termini, quello che conta è quello che c'è scritto nell'atto amministrativo e quindi deve essere scritto bene. Perché, ribadisco, viceversa, un atto scritto male non pone solo un problema, appunto una censura, diciamo, di non saper scrivere, ma anche pone, appunto, ha delle conseguenze critiche in termini di legittimità dell'atto stesso. Vedremo infatti, forse la prossima volta, che ci sono delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere, che è uno dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo, che trovano matrice proprio nell'ipotesi in cui vi sia un atto amministrativo scritto male. Vi ribadisco questo passaggio, vedremo oggi o la prossima volta, se non facciamo in tempo, che ci sono alcune figure sintomatiche del cosiddetto eccesso di potere, che
trovano proprio matrice nelle ipotesi in cui vi sia un atto in cui non si capisca nulla. Ad esempio, una di queste, ma non voglio anticipare per non mettere troppa carne al fuoco, è la cosiddetta contraddittorietà interna. Cosa vuol dire contraddittorietà interna? Quando vi sono parti dello stesso atto che tra di loro sono incoerenti, contraddittorie. Vedete questa com'è una figura sintomatica che tipicamente trova matrice proprio in un atto che non è scritto bene, quando vi sia uno scollegamento, un'incoerenza tra singole parti dello stesso atto. Ecco, proprio questo esempio, secondo me, è molto plastico perché evidenzia come la mala progettazione del testo, oltre che a tradursi in davvero in un testo scritto male, si traduce anche, potrebbe tradursi, in una figura sintomatica dell'eccesso di potere. Poi magari il ricorso viene respinto, ma siamo già in un'ottica difensiva e non ci dobbiamo nemmeno arrivare. Quindi è molto importante che quando andiamo a progettare la nostra determina di affidamento, vedremo, diamo conto in modo preciso e coerente di tutti gli elementi, di tutti, e aggiungo, e soltanto gli elementi rilevanti, e che ci sia coerenza tra le parti del testo e che l'atto davvero, e tramite l'atto l'amministrazione parli e parli in modo corretto. La qualità dell'atto, oltre a rilevare, come vedete, sotto il profilo, oltre che della corretta scrittura, sotto un profilo giuridico, quindi vi è una stretta connessione tra qualità redazionale e giuridicità dell'atto, rileva anche sotto un aspetto comunicativo, perché è assolutamente importante. Grazie Andrea per il link che ha risposto subito alla domanda. Vi è anche un aspetto comunicativo, perché un atto scritto bene è un atto che è anche di immediata percezione. Cioè immediata percezione sia all'interno dell'amministrazione stesso che all'esterno dell'amministrazione. E anche questo è un dato, quella dell'immediata percettibilità all'esterno dell'atto amministrativo, specie laddove si tratti di atti di affidamento che, come sappiamo, per vari motivi e per varie sensibilità sono quelli sui quali c'è una maggiore lente di ingrandimento. L'immediata percettibilità all'esterno è un concetto sì comunicativo, tant'è che si fanno anche numerose attività formative in tema di comunicazione legata agli atti amministrativi. Ma questa immediata percettibilità all'esterno dell'atto amministrativo è legata anche ad un concetto giuridico che secondo me alcuni di voi hanno già intuito prima ancora che io proietti la slide successiva. L'immediata percezione dell'atto amministrativo all'esterno dell'amministrazione trova giuridica veste in un altro termine che forse ci è più vicino e anche più comune, che è il tema della trasparenza amministrativa, che come sappiamo, giusto per fare una piccola digressione e per collegare come sempre tutti gli elementi, o meglio, il più possibile, gli elementi giuridici a quelli pratico-operativi. Ecco, l'immediata percettibilità all'esterno dell'atto amministrativo trova la sua veste giuridica nel concetto di trasparenza. Infatti, quando ci approcciamo a scrivere una determina di affidamento, un atto, o più in generale un atto amministrativo, dobbiamo porci anche il problema, il profilo, che si tratterà di un atto che andrà pubblicato. E per intercettare gli obiettivi sottesi alla trasparenza amministrativa che io vi ho riportato nella slide, citandovi espressamente l'articolo 1 del decreto legislativo 33 del 2013, ebbene, per intercettare questi obiettivi previsti dal legislatore del 2013 è evidente come, per consentire di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione, favorire il controllo diffuso, ebbene, per intercettare tali obiettivi è evidente come l'atto pubblicato sul sito, ovviamente Amministrazione Trasparente, debba essere scritto bene anche per consentirne l'immediata percettibilità all'esterno, vale a dire al cittadino, al fine di perseguire, al fine di raggiungere, al fine di essere coerenti con gli obiettivi posti dal legislatore del 2013. Senza tediarvi nella lettura della disposizione che trovate sintetizzata per punti,
guardate e vorrei fare il focus sulla terza linea, laddove la trasparenza è preordinata anche al fine di garantire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, tema della legittimità, e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Proprio questo passaggio ve lo volevo evidenziare perché torna con quanto ci dicevamo prima, vale a dire scrivere correttamente la determina di affidamento e consentirne l'immediata percettibilità all'esterno in modo da consentire un controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, innanzitutto da parte dei cittadini, qui introduce il tema della legittimità, ossia devo consentire al cittadino, decreto legislativo 33 del 2013, di avere un controllo sul perseguimento della funzione istituzionale. Quindi nell'atto dovrò dare evidenza, e lo vedremo bene in dettaglio, delle motivazioni per le quali quell'atto è adottato dall'amministrazione, quale fine intendo perseguire con quel determinato atto. Vedete il tema del controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali. Perché? Sappiamo, e anche qui ricordo, che se l'atto amministrativo, se la determina di affidamento che ho adottato non persegue le funzioni istituzionali dell'amministrazione, o detta in termini tecnici, vi è uno sviamento dal fine, quest'ultima integra un'altra figura del cosiddetto sintomatica dell'eccesso di potere. Quindi vedete come torna tramite la trasparenza il tema della legittimità dell'atto, che passa attraverso una sua corretta scrittura. Vedete come sono interconnessi questi aspetti? Da volte, lo dico quasi provocatoriamente, il tema della scrittura dell'atto viene quasi dequotata, ma guardate come abbiamo già visto in questi pochissimi minuti, in questi 20 minuti diciamo, introduzione di carattere generale, come il tema della scrittura della determina di affidamento e più in generale degli atti amministrativi rilevi, oltre che come scrivere bene, ma così lo dequotiamo un po' troppo, rilevi in termini di legittimità e in termini di trasparenza amministrativa. E poi guardate anche la seconda parte, e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. E qui ritorna il tema su cui più volte ci siamo soffermati per diversi profili, anche nei webinar precedenti, vale a dire il tema dell'economicità, aprendo quella grande parentesi sul tema preventivi, come faccio a valutare la congruità dell'offerta. Vedete quindi come quegli aspetti che abbiamo trattato a livello teorico nei precedenti due webinar si traducano in regole naturalmente di carattere generale da perseguire quando ci troviamo di fronte al momento, chiamiamolo fatidico, ma a un'accezione negativa, al momento importante di mettere nero su bianco quello che è stato l'iter logico giuridico perseguito dall'amministrazione, quale sia stato il fine perseguito dall'amministrazione rispetto a una determinata acquisizione. Vedete come quegli elementi tornano già da queste prime battute con il tema della redazione della determina di affidamento dell'atto amministrativo e in termini di trasparenza. Più in generale, con riguardo alla trasparenza, e per chiudere, siamo anche nella coda del nostro atto amministrativo che va, come sappiamo, pubblicato a norma dell'articolo 37 del decreto 33, a norma dell'articolo 29 del codice dei contratti pubblici e altro consiglio importante, naturalmente dobbiamo aver riguardo alle disposizioni contenute nei nostri PTPCT, nel piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che declina specificamente le disposizioni inerenti alla pubblicazione e alla trasparenza degli atti anche in materia di contratti pubblici. Dopo ogni amministrazione naturalmente ha il proprio, quindi dobbiamo aver riguardo per quanto attiene alla lato immediata percettibilità dell'atto all'esterno, o meglio al cosiddetto concetto di trasparenza, dobbiamo aver riguardo, oltre alle disposizioni del decreto legislativo 33 del 2013, al fine di perseguire gli obiettivi che prima abbiamo visto, anche alle disposizioni dei PTPCT, di ogni singola amministrazione, ai piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e
E naturalmente anche le norme del codice dei contratti pubblici. Sappiamo in particolare che la norma di riferimento in materia di pubblicità degli atti con le finalità anche della trasparenza è l'articolo 29 del codice dei contratti. So che abbiamo un corso di carattere operativo, ma consentitemi di aprire una piccola parentesi anche per completezza di informazione e di attualità della tematica. E poi passeremo più in dettaglio ai consigli pratici per le tecniche redazionali. Articolo 29 del codice dei contratti pubblici, apro una piccola parentesi perché non l'abbiamo trattato nei webinar precedenti, visto che non intercettavano direttamente la tematica. L'articolo 29 è una di quelle norme modificate a regime dal decreto legge 77 del 2021, modificata a regime. Vi ricorderete che nei webinar avevamo detto che i decreti semplificazioni hanno introdotto misure temporalizzate fino al 30 giugno 2023 e misure a regime. Una delle misure a regime che vanno a modificare direttamente il codice dei contratti pubblici è stata proprio quella all'articolo 29 del decreto legislativo 50 del 2016. In particolare, il decreto legge 77 del 2021 ha modificato l'articolo 29 in sue diverse parti, ma tra l'altro prevedendo che sono oggetto di pubblicazione anche gli atti relativi alla fase esecutiva. Se vi ricordate, l'articolo 29 del codice dei contratti pubblici ante decreto legge 77 del 2021 prevedeva la pubblicazione obbligatoria dei soli atti relativi, chiamiamola, alla fase pubblicistica della procedura di acquisizione, senza fraintenderci. Il decreto semplificazioni bis, il decreto legge 77 del 2021, come convertito in legge 108, modificando l'articolo 29, ha previsto che siano oggetto di pubblicazione obbligatoria, oltre agli atti della fase pubblicistica, anche gli atti relativi alla fase esecutiva. Quindi ha ampliato gli obblighi di pubblicazione in capo alle stazioni appaltanti rispetto agli atti di affidamento dei contratti pubblici, perché vi prevede anche la fase esecutiva. Quindi, dovrebbe, per dare contenuto a questa nuova previsione, particolarmente innovativa e particolarmente, lasciatemi dire, dirompente, saranno oggetto di pubblicazione, immagino, gli atti di consegna e di inizio lavori, i mandati di pagamento, gli atti di liquidazione. E su questo, tra l'altro, è già intervenuta una sentenza, che è una sentenza del TAR Campania, che vi digito anche in chat se riesco, direi di sì. TAR Campania, TAR Campania 23-25 del 2021. Sentenza che vi consiglio di leggere. TAR Campania 23-25 del 2021, trovate il riferimento numerico in chat. Ecco, già il TAR era intervenuto su questo tema, cioè sulla pubblicazione degli atti relativi alla fase esecutiva. Diciamo che con la modifica dell'articolo 29 non do Quindi, dubbio che questi vadano pubblicati, bisogna però sì, dare la un chat la contenuto. dovrebbe utilizzare Sì? quella di tutti, quella che vede Sì? sotto la webcam. Sì. Perfetto. Ah, ok, ecco, scusate, non l'avevo vista. Allora rimetto il numero in chat. Ho sbagliato chat. TAR Campania 23-25 del 2021. Ecco, ora dovreste trovarlo in chat. TAR Campania 23-25 del 2021, che era già intervenuta appunto in materia. Come vi accennavo, non v'è dubbio che la previsione sia chiara, atti relativi alla fase esecutiva, però bisognerà individuare bene quali siano questi atti. Presumo gli atti di consegna inizio lavori, presumo i mandati di pagamento, gli atti di liquidazione, vedete TAR Campania che vi ho citato. Bisognerà però capire quali atti del RUP e del DEC attinenti o del direttore dei lavori attinenti alla fase esecutiva dovranno essere pubblicati. È in corso un lavoro molto alacre su questo tema
Speriamo anche in un pronunciamento di Anac, a cui credo spetti di individuare più correttamente quali sono gli atti relativi alla fase esecutiva, ma intanto ve lo volevo evidenziare. Ovviamente la modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo 50 del 2016, sempre per quanto riguarda diciamo, la completezza di informazione, comporta conseguenze molto importanti, non solo perché, come abbiamo già detto, aumenta, amplia gli oneri, gli obblighi di pubblicazione in capo alla pubblica amministrazione. Vi evidenzio però che questo ampliare, gli obblighi di pubblicazione in capo alle pubbliche amministrazioni, comporterà un simmetrico effetto rispetto ad un altro istituto, e forse alcuni di voi l'avranno già in mente. Il decreto 33 ha creato un parallelismo tra il decreto 33 del 2013, il decreto trasparenza, ha creato un parallelismo tra l'obbligo di pubblicazione e, se qualcuno in chat vediamo mi anticipa, e che comporta l'applicazione di un altro istituto molto importante. Decreto 33, articolo 5. Più che la privacy ci cominciamo ad avvicinare, l'accesso civico. Bravissima, Alida. L'accesso civico. Se vi andate a leggere l'articolo 5 del decreto 33, cioè il comma 1 che disciplina l'accesso civico cosiddetto semplice, prevede, ve lo cito quasi testualmente, l'obbligo previsto dalla normativa vigente di pubblicare determinati documenti, dati o informazioni comporta, mi sembra che utilizzi proprio questo termine, comporta il diritto di chiunque di richiedere i documenti, i dati e le informazioni. L'obbligo normativo comporta il diritto. Questo significa che prevedere nell'articolo 29, modificandolo, che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria gli atti relativi alla fase esecutiva, significa degli appalti pubblici, di lavori, servizi e forniture, significa che rispetto a questi atti, cioè gli atti relativi alla fase esecutiva, rientreranno nell'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto dell'accesso civico, articolo 5, comma 1. Quindi, anche dal punto di vista, ahimè, operativo, l'onere, l'obbligo introdotto in capo alla pubblica amministrazione dall'articolo 29, come modificato dal decreto semplificazione, ci imporrà di tenere in considerazione anche il fatto che all'obbligo conseguirà. Comporta, è il termine usato dal legislatore del 2013, conseguirà il diritto del cittadino di poter chiedere l'ostensione degli atti relativi alla fase esecutiva. Sempre per completezza, data l'importanza anche dell'argomento, e appunto per completezza non ci facciamo sfuggire vari passaggi, chi di voi ha avuto modo di approfondire questa questione? Ossia della pubblicazione degli atti relativi alla fase esecutiva, perché in realtà anche prima della modifica del decreto 77 il tema si era posto, anche se risolto sempre in modo negativo, perché gli atti relativi alla fase esecutiva si consideravano fuori dall'ambito di applicazione dell'articolo 29 perché di carattere principalmente privatistico, quindi si dava una risposta negativa. Tuttavia, se vi ricordate, il tema dell'accesso civico rispetto agli atti della fase esecutiva non è nuovo. Anzi, al contrario, prima della modifica del decreto 77 del 2021, apportata all'articolo 29, era già stato posto questo tema, cioè della possibilità di chiedere mediante accesso civico gli atti relativi alla fase esecutiva. Sul punto era intervenuta un'importante pronuncia del Consiglio di Stato, adunanza plenaria 10 del 2020, che vi metto sempre in chat. Adunanza plenaria 10 del 2020, di cui vi consiglio la lettura perché è molto, molto significativa. Già questa importante pronuncia, Consiglio di Stato, adunanza plenaria del 2020,
aveva esteso l'applicazione dell'accesso civico FOIA, l'accesso civico generalizzato, quello del comma 2 dell'articolo 5, agli atti relativi alla fase esecutiva, con una serie di accortezze, con un ragionamento che adesso non andiamo a ripetere, e vi demando alla lettura della sentenza, se volete. Aveva già esteso l'istituto dell'accesso civico generalizzato, articolo 5,2, l'accesso civico FOIA, agli atti relativi alla fase esecutiva. Accesso civico generalizzato perché al tempo della sentenza dell'adunanza plenaria 2020 ovviamente non c'era la previsione dell'articolo 29 come modificato dal decreto 77. E infatti l'accesso civico generalizzato, se vi ricordate, è quell'istituto che si applica per l'ostensione di documenti e dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Ora che gli atti della fase esecutiva sono oggetto di pubblicazione obbligatoria, non v'è ragione per ricorrere all'istituto dell'accesso civico generalizzato che riguarda gli atti, i dati, i documenti di pubblicazione ulteriore. Troverà invece applicazione, come già ci dicevamo e come ci suggeriva la nostra collega, l'accesso civico cosiddetto semplice del comma 1 dell'articolo 5 del decreto 33. Chiudo questa parentesi sul tema della pubblicazione che spero vi sia gradita quantomeno come panorama e come aggiornamento e per completezza, tema che dobbiamo assolutamente tenere presente e che non nascondo che il dar contenuto alla previsione introdotta nel codice, all'articolo 29, questo riferimento agli atti della fase esecutiva, ci impone una riflessione importante per capire quali sono questi atti relativi alla fase esecutiva. So che ci si sta lavorando anche a livello di gruppi regionali, tra regioni, io sono uno di quelli oltretutto, quindi la riflessione c'è. Ci dovrebbe essere, mi auspico, anche un pronunciamento da parte di ANAC che ci aiuti a capire e a dare contenuto a questa previsione, anche perché. Se gli atti relativi alla fase esecutiva sono oggetto di pubblicazione obbligatoria, torniamo alle problematiche, o meglio, alle tematiche che abbiamo anticipato prima, parlando delle finalità sottese anche al decreto 33 del 2013 e più in generale al tema della comunicazione all'esterno dell'atto prodotto dall'amministrazione. Quindi, in questa prima parte ho cercato, per un po' riavvolgere il nastro, di attirare l'attenzione, oserei dire, sull'importanza che ha la qualità redazionale degli atti amministrativi, specie in materia di contrattualistica pubblica, dove abbiamo un onere di pubblicazione particolarmente ampio che discende da un corpus normativo molto articolato, il codice dei contratti pubblici articolo 29, il decreto legislativo 33 del 2013, particolare articolo 37, dalle previsioni contenute nei singoli piani triennali di prevenzione della corruzione e che ha diverse implicazioni, quindi non solo di carattere redazionale, senza decuotare questo profilo, ma che si traducono anche in elementi che attengono alla giuridicità, dell'atto stesso, perché abbiamo già anticipato come alcune criticità redazionali possono tradursi in figure sintomatiche dell'eccesso di potere. Fatta, questa premessa, scenderei doverosa per inquadrare correttamente il tema e per attirare, diciamo, la vostra attenzione sull'importanza della corretta progettazione, degli atti amministrativi anche in materia di contratti, anche e soprattutto in materia di contratti pubblici e sulla necessità di scrivere correttamente le determine di affidamento, scenderei più nel dettaglio a evidenziare alcuni consigli pratici proprio che attengono all'approccio alla scrittura di una determina di affidamento.
Spero che, considerando che siete tantissimi, forse alcuni di voi hanno già, diciamo, metabolizzato bene queste regole, ma spero che siano comunque utili o per un ripasso, per focalizzare comunque determinati passaggi che a volte sfuggono, determinati passaggi importanti. Il tema della scrittura degli atti amministrativi, della qualità redazionale, passa, secondo me, attraverso due importanti elementi: la corretta progettazione e struttura dell'atto, cioè come lo devo articolare, e consigli redazionali veri e propri, cioè come lo devo andare a redigere sostanzialmente. In linea generale, e sottolineo fin d'ora, in un corso come questi bisogna dare appunto, credo, consigli di carattere generale perché siete appunto tantissimi e quindi tantissime amministrazioni. E ribadisco che si tratta di consigli perché poi nello scrivere gli atti amministrativi ognuno ha una sua innegabile soggettività, ovviamente. Ma quello che volevo cercare di darvi sono consigli di carattere generale, appunto, che vi possono aiutare. In linea generale, la struttura di un atto amministrativo, comprese le determine in materia di le determine o gli atti amministrativi in materia di contratti pubblici, hanno uno scheletro, se vogliamo, una struttura comune. Una struttura comune che può articolarsi innanzitutto negli elementi che io ho cercato di evidenziarvi in questa slide. Autorità soggetto emanante, oggetto dell'atto, la fattispecie, la motivazione, che ve l'ho evidenziata soprattutto per già attirare l'attenzione sul fatto che il cuore è uno degli elementi più importanti, e la decisione, il cosiddetto dispositivo. Credo che questa possa essere la struttura più generica di un atto amministrativo, indipendentemente da quello che, naturalmente viene a delinearsi nelle singole amministrazioni. Autorità, oggetto dell'atto, motivazione, decisione, cosiddetto dispositivo o determina contrarre. O determina di affidare, quindi la parte finale dell'atto. Ah, scusate, vedo in chat che invece l'hanno trovato, che probabilmente è del TAR Sicilia, invece scusate, ho sbagliato il riferimento. Autorità, oggetto dell'atto, la motivazione, grazie molte Giuseppe per la correzione. La decisione, il cosiddetto dispositivo, che è il determina di affidare, quindi la parte conclusiva dell'atto. Quando però abbiamo riguardo all'articolazione dell'atto amministrativo, è necessario, quando si tratti di contratti pubblici, aver riguardo anche ad un'altra disposizione che abbiamo già citato anche nei due webinar precedenti, soprattutto quando siamo di fronte ad un affidamento diretto. Avevamo ricordato che l'articolo 32 del decreto legislativo 5 del 2016, per quanto attiene agli affidamenti diretti, consente l'affidamento diretto, la determina contrarre e contestuale affidamento diretto, quindi la semplificazione nell'ottica di adottare un atto soltanto, determina contrarre e contestuale affidamento diretto. Quando siamo di fronte ad un affidamento diretto, oltre ad aver riguardo alla struttura generale degli atti amministrativi della slide precedente, autorità o soggetto emanante, oggetto dell'atto, la fattispecie, la motivazione e la decisione, quando siamo di fronte ad un affidamento diretto, che credo sia la fattispecie più comune, dato appunto anche l'innalzamento delle soglie previste dai decreti semplificazione, l'altra norma che dobbiamo avere, una norma che dobbiamo a riferimento molto importante è l'articolo 32,2 del codice dei contratti pubblici, che avevamo già visto, seppur in modo anche veloce, ma che oggi volevo invece esaminare più in dettaglio. Articolo 32,2 del codice dei contratti, che deve essere la norma che dobbiamo aver riguardo
qualora si tratti di affidamento diretto, per capire qua innanzitutto quali elementi vanno all'interno dell'atto. Poi vedremo anche come scriverlo, l'atto amministrativo. Ma poi, innanzitutto, dobbiamo porci la domanda di quali elementi vanno all'interno della nostra determina contrarre contestuale affidamento diretto, laddove ovviamente siamo di fronte a un atto di questo tipo. Qualora siamo in questa fattispecie, qualora cioè abbiamo l'ipotesi dell'affidamento diretto, anche tramite determina contrarre, quindi contestualità tra i due atti, l'articolo 32,2 ci individua fin da subito quali sono gli elementi che nell'atto non possono mancare. A volte, lo dico perché anche nella mia stessa amministrazione, il tema di co cosa ci devo mettere, mi viene chiesto a volte un supporto anche presso i servizi che non si occupano direttamente di contratti pubblici. Il che cosa ci devo mettere quando si tratti di determine di affidamento diretto, ce lo dice il legislatore, ce lo dice l'articolo 32,2 del codice. L'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, forse sarebbe stato meglio scrivere l'affidatario, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti. Qui, per chi la conosce bene, questa norma ho messo semplicemente per punti quanto previsto espressamente dalla disposizione. Se sull'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, sinceramente, ci sono pochi elementi direi da evidenziare. Le ragioni della scelta del fornitore. Vedremo in dettaglio come questo aspetto, le ragioni della scelta del fornitore, intercetti direttamente anche la motivazione dell'atto. Quindi teniamo fin d'ora presente i due aspetti. La motivazione dell'atto amministrativo, della determina contraria, della determina di affidamento, che è richiesta non solo e non tanto dal codice dei contratti pubblici, quanto piuttosto dall'articolo 3 della legge 241 del 90. Articolo 3 della legge 241 del 90, che come sapete richiede l'obbligo di motivazione per tutti gli atti amministrativi e che, ricordiamo, entra nel corpus normativo dedicato specificamente ai contratti pubblici tramite il rinvio contenuto nella norma che abbiamo visto prima, l'articolo 30,8 del codice dei contratti. Quindi spero vi sia chiaro anche questo giro, diciamo, di rinvii e di norme. Quindi ragioni della scelta del fornitore che vedremo sono una componente fondamentale della motivazione per quanto riguarda gli atti amministrativi in materia di contratti pubblici nel termine di affidamento, per semplificare, ma ora ci capiamo. Il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, anche qui sinceramente non ci vedo particolari problematiche, articolo 80 del codice dei contratti pubblici su cui non ci soffermiamo perché siamo in un corso appunto operativo, ma sarebbe molto interessante, nonché il possesso da parte sua, da parte affidatario, dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti. Immagino e presumo che vi chiederete come mai ho evidenziato in rosso, sottolineato, dovevo mettere anche un disegnino, ma non riesco perché col computer non sono molto bravo, ho sottolineato ove richiesti. Se vi ricordate, nel webinar precedente, avevamo preso in esame, tra le varie norme, l'avevamo analizzata, spero, in modo, chiaro, l'articolo 1,2, lettera A, del decreto semplificazioni. L'articolo 1,2, lettera A, del decreto semplificazioni, del decreto 76 del 2020, come modificato dal decreto legge 77 del 2021. Se vi ricordate, nel nostro esaminare in modo molto esegetico, direi, quella disposizione, spero anche in modo chiaro, ci eravamo soffermati sui tanti aspetti, su uno in particolare, che era stato introdotto, su uno tra gli altri, che era stato introdotto proprio, che è stato introdotto meglio, proprio dal decreto semplificazioni e che va ad incidere su questa previsione qui. Vi
Se qualcuno si ricorda, può anche solo scrivermi in chat il riferimento prima che ci vada io sopra. E nel frattempo ringrazio il collega Giuseppe che ha individuato che era Tar Sicilia, scusate, non Tar Campania, Tar Sicilia. Quindi grazie molto Giuseppe, probabilmente mi ero segnato male io il riferimento. Grazie Amedeo. Esperienze analoghe, bravissimo. Capisco che la chat è molto limitativa e quindi bisogna scrivere velocemente il riferimento in modo sintetico. Questo è purtroppo uno dei, diciamo, degli componenti negativi delle lezioni online, dei webinar online, però è esattamente quello il punto. In realtà avevo preparato la slide. Se vi ricordate, uno degli elementi che avevamo evidenziato, e ringrazio Amedeo per avercelo ricordato, sul tema del decreto semplificazioni, era quello che vedete proiettato, vale a dire il decreto 77 del 2021, modificando in diversi punti l'articolo 1,2 lettera A del decreto 76, aveva introdotto, tra le altre che abbiamo visto, una locuzione che recitava, ferma restando l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento. Rispetto a questa previsione che io vi ho letto non certo per tediarvi, ma per attirare la vostra attenzione su questo passaggio, se vi ricordate, avevamo anche detto, ma che strana locuzione, che cosa significa? Ci ha aiutato un parere del MIMS, il parere 987 del 2021 che vi ho segnato solo perché così lo andate anche a prendere se volete nelle slide precedenti, è solo come promemoria. Il MIMS correttamente ci aveva detto, attenzione, perché con questa espressione si fa riferimento ai requisiti, torno indietro, tecnico-professionale di cui all'articolo 83 con le conseguenze che avevamo visto anche in termini di come provarli, il tema delle esperienze analoghe, se vi ricordate. Ecco, la disposizione dell'articolo 1,2 lettera A come modificata dal decreto 77 sembrerebbe aver inciso sulla portata dell'articolo 32,2, perché l'ove richiesti sembrerebbe, che io vi ho sottolineato, sembrerebbe superato dall'articolo 1,2 lettera A come modificato del decreto 76 del 2020, come modificato dal decreto 77 del 2021, che sembra richiedere sempre e comunque, quindi non ove richiesti, ma sempre e comunque, perché dice ferma restando l'esigenza di pregresse documentate, esperienze analoghe, che come interpretato dal MIMS significa requisiti tecnico-professionali, io concordo perché non vedo quale altra lettura si possa dare a questa locuzione, a questa espressione. Ebbene, sembrerebbe che l'articolo 1,2 lettera A abbia superato quel ove richiesti contenuto nell'articolo 32,2. Per tradurre sul piano pratico, che cosa voglio dire? Torno indietro, scusatemi. Che nella nostra determina di affidamento diretto contestuale determina contrarre, se si vuole, perché i due atti naturalmente possono rimanere anche spezzati. Ebbene, nella nostra determina di affidamento sarà necessario dar conto, oltre che degli altri elementi indicati dall'articolo 32,2, anche del possesso dei requisiti tecnico-professionali in termini di esperienze analoghe, perché su questo sembrerebbe che del riferimento dell'articolo 32,2 al ove richiesti sembrerebbe superato dal decreto semplificazioni, che come ricordiamo e come sapete, perché l'abbiamo sottolineato più volte, va in deroga alla disciplina degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36. Quindi dobbiamo. Qui non c'è una deroga espressa, ma la dobbiamo ricavare interpretativamente perché quell'ove richiesti sembrerebbe essere superato dall'articolo 1,2 lettera A come ricicciato, come riformulato dal legislatore del 2021. La ratio del legislatore del 2021, ci eravamo già detti,
è che era stata quella di dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, se vi ricordate. Avevamo detto innalzamento delle soglie entro le quali è possibile attivare l'affidamento diretto, ma il legislatore del 2021 all'innalzamento da 75.000 a 139.000 per servizi e forniture, ad esempio, ha accompagnato una serie di espressioni che sono andate un po' a dare un giro di vite all'affidamenti diretti. Una di queste espressioni è proprio quella che il nostro collega Amedeo sintetizzava nelle esperienze analoghe. Quindi volevo attirare un po' l'attenzione su questo punto, perché quando andiamo materialmente a fare un affidamento diretto, andiamo materialmente a redigere la determina, è un aspetto questo che ci dobbiamo porre, perché dobbiamo atten fare attenzione a questo aspetto. Superato solo fino al 30 giugno 2023, dice Alida, direi di sì, perché per adesso a mio avviso sì, voglio anche dare delle risposte, assolutamente sì. Per adesso, perché questa disciplina, come sappiamo, l'articolo 1,2 lettera A, ha una vigenza temporalizzata fino al 30 giorni, 2000, al 30 giugno, scusate, 2023. Quindi l'articolo 1,2 lettera A, nella sua formulazione articolata, passatemi il termine, cadrà il 30 giugno 2023. Però ricordiamoci anche qui, non fraintendiamoci, cadrà ricordando quell'aspetto importante che evidenziavamo nell'ultimo, uno de degli ultimi webinar, cioè quello dell'ultrattività. Cadrà nei limiti in cui la nostra procedura di acquisizione non sia stata iniziata, avviata entro il 30 giugno 2023, ma si protragga anche dopo. Però, siccome è un problema che abbiamo già trattato, che spero chiaro, altrimenti naturalmente rimane la possibilità di farmi la domanda in chat, a parte questo aspetto che abbiamo chiarito, ci intendiamo, per dare una risposta alla nostra collega e a tutti voi, questo, diciamo, accorgimento cadrà il 30 giugno 2023 e poi tornerà a rivivere la disciplina che conosciamo. Al netto, apro una piccolissima parentesi, al netto del fatto che potrebbe esserci un nuovo codice, ma su questo non entriamo neanche. Un nuovo codice che potrebbe recepire, chi lo sa, anche questa previsione del decreto semplificazioni. Chiudo subito la parentesi. Un'altra risposta al volo a Giuseppe. Giuseppe, se in caso di lavori le esperienze analoghe sono coperte dalla SOA, sì, la risposta è sì. Avevamo fatto un ragionamento nel webinar precedente, articolo 90 del DPR 207 del 2010. Lancio solo il riferimento perché l'avevamo trattato nei webinar precedenti. La risposta comunque, Giuseppe, è sì. Quindi, quando ci approcciamo alla scrittura di un atto amministrativo, il primo aspetto che dobbiamo trattare è come strutturarlo, come progettarlo. Quindi, innanzitutto, che cosa ci va? Il che cosa ci va l'abbiamo sintetizzato in una slide molto scheletrica, perché volevo darvelo un po' per tutti, e ovviamente ogni amministrazione poi è diverso, ma diciamo che questa è già molto, insomma, individua già, secondo me, gli elementi che non possono mancare, al netto che ogni amministrazione poi potrà implementare, personalizzare in un modo diverso, ma questi elementi, a mio avviso, non possono mancare. E il che cosa ci va quando si tratta di determine di affidamento diretto, quindi elemento in più, ce lo dice l'articolo 32,2 del codice, con i profili che abbiamo citato poc'anzi. Capito che cosa ci va e quindi chiarito quale deve essere la nostra bussola orientativa per strutturare nel modo più corretto possibile il nostro atto amministrativo, la nostra determina di affidamento, è necessario poi andare nel dettaglio di come si scrive, quindi la corretta redazione dell'atto, che è l'altro passaggio. Se vi ricordate, la progettazione è il primo passaggio, la progettazione, la strutturazione,
del testo, l'altro elemento è la redazione. Apro una piccolissima parentesi, davvero mi scuso se non riesco a rispondere fin da subito a tutte le domande, quelle più articolate ho bisogno di leggerle, no, non voglio tediare, altrimenti interrompiamo troppo la presentazione. Quelle al volo però riesco a rispondere, alle altre troverete la risposta scritta per tutti, così ce l'avete anche sotto. Redazione dell'atto. Per la redazione dell'atto io partirei da una norma molto importante che è l'articolo 3 della legge 241 del 90. Articolo 3 della legge 241 del 90 che abbiamo già anticipato nell'esposizione, entra a piedi pari, come si suol dire, nella materia anche degli atti amministrativi relativi alle procedure di affidamento, nelle determine di affidamento, in virtù del rinvio dell'articolo 30,8 del codice dei contratti pubblici. Articolo 3 che enuclea quali devono essere i contenuti fondamentali della motivazione, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. L'atto amministrativo, partiamo da quest'ultimo aspetto, l'atto amministrativo di affidamento di una prestazione, di una commessa pubblica, innanzitutto deve riportare le risultanze dell'istruttoria che costituiscono, come vedete, una delle parti della motivazione. Istruttoria rispetto alla quale assume un ruolo fondamentale il responsabile del procedimento, quale responsabile dell'istruttoria, quello che a volte viene acronimato come RP, che trova disciplina nella legge 241 del 90, articoli 4 e seguenti, e un'altra norma che forse non tutti conoscono, che magari a volte sfugge perché quando si parla di responsabile del procedimento andiamo subito ad intercettare la legge 241 del 90, c'è una norma anche all'interno del codice di comportamento dei dipendenti pubblici dedicata alle funzioni del responsabile del procedimento, che è l'articolo 9,2 del DPR 62 del 2013, che poi vi ho proiettato perché volevo farvela vedere. In materia di contratti pubblici, normalmente, le funzioni di responsabile del procedimento sono assorbite dal RUP, dal responsabile unico del procedimento, e qui vi ho messo i riferimenti normativi perché naturalmente non possiamo entrare in dettaglio su questa figura. Però normalmente coincide responsabile unico del procedimento e responsabile del procedimento a fini istruttori. Non necessariamente, però, e questo per dar conto anche del fatto che siete tantissimi, quindi tantissime amministrazioni diverse. Quindi ruoli e funzioni distinti, ma possono naturalmente coincidere nella stessa persona, ma non necessariamente, come vi dicevo. Ad esempio, porto il caso della mia amministrazione, della Regione Emilia-Romagna, dell'Assemblea Legislativa, ma anche della Giunta regionale. Nel nostro ordinamento regionale, della nostra amministrazione, abbiamo spezzato le funzioni di responsabile unico del procedimento e di responsabile del procedimento. Non so nelle vostre amministrazioni, però non è peregrino, perché allora, da un lato la censura che si potrebbe fare è individuare due soggetti diversi, RUP e RP, è quello di parcellizzare le funzioni, e quindi di avere funzioni diverse in capo a soggetti diversi, quindi appunto una parcellizzazione delle funzioni. Il lato positivo però è che naturalmente spezzare le due funzioni, responsabile del procedimento e responsabile unico del procedimento, l'uno ai sensi della 241, l'altro ai sensi del codice, potrebbe dare invece una maggior garanzia di imparzialità perché l'istruttoria, diciamo, è vistata, diciamo così, è controllata, è presidiata da due soggetti diversi. Responsabile del procedimento a fini istruttori, che trova la sua declinazione specifica nella legge 241 del 90, e responsabile unico del procedimento, articolo 31 del codice dei contratti pubblici, linee guida ANAC numero 3, su cui non ci possiamo soffermare anche per ragioni di tempo. Però questa è una riflessione che vi volevo consegnare. Come vi dicevo, nella mia esperienza, ad esempio, abbiamo due soggetti, due persone fisiche diverse, il responsabile unico del procedimento e il responsabile del procedimento
fini istruttori. Nelle vostre realtà non so come vi siate organizzativamente articolati, ma è possibile che ci sia anche questa distinzione che presidia. Il lato positivo, vi dicevo, è che si consente un maggior presidio dell'istruttoria rispetto ai contratti pubblici. E questo spezzettamento ovviamente attiene solo alla materia dei contratti, trattandosi della figura del responsabile unico del procedimento. Come vi accennavo, l'articolo 3 della legge 241 del 90 pone come uno degli elementi fondamentali della motivazione l'istruttoria rispetto alla quale il soggetto principale è il RUP che assorba o meno anche le funzioni di responsabile del procedimento. Come vi accennavo, una norma meglio particolarmente significativa sul tema della motivazione e quindi del collegamento tra motivazione e istruttoria, oltre all'articolo 3 della legge 241 del 90, è l'articolo 9,2 del codice di comportamento dei dipendenti. Ve lo volevo evidenziare anche perché, essendo in un webinar, è anche diciamo, un momento di carattere formativo e quindi volevo evidenziarvi anche la conoscenza di questa norma. Nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici DPR 62 del 2013, guardate a che cosa si fa riferimento, proprio al tema della tracciabilità dei processi decisionali, che attiene indubbiamente all'istituto della motivazione. Agganciandolo, guardate, in tutti i casi deve essere garantito un adeguato supporto documentale. Intanto si fa riferimento a un grazie Giorgio, grazie, grazie a te. Grazie a lei, scusi. Un adeguato supporto documentale. Guardate qual è il collegamento che abbiamo sia con l'articolo 3 della legge 241 del 90, adeguato supporto documentale legato alla tracciabilità del processo decisionale, cioè la possibilità di capire tramite la motivazione corroborata dall'istruttoria qual è l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione. E questo assume un particolare colore quando dobbiamo occuparci di un affidamento, sia quando lo dobbiamo materialmente costruire, sia quando dobbiamo scrivere l'atto. Adeguato supporto documentale, adeguato. Sono certo che questo termine che io vi ho sottolineato in rosso vi rimanda ad alcuni aspetti che avevamo trattato anche nei due webinar precedenti. Scusate se ogni tanto vi disturbo con queste digressioni sui due precedenti, sulle webinar precedenti, ma perché, come abbiamo detto, cerchiamo di costruire un processo che sia più circolare possibile in modo da evidenziare come tutti questi elementi tra di loro tornino. Adeguato supporto documentale. Questa adeguatezza, quando si tratta di contratti pubblici e quando dobbiamo materialmente confrontarci con un'acquisizione, quando è che è adeguato e come rileva sulla scrittura dell'atto? Se vi ricordate, avevamo accennato a un principio nei due webinar precedenti, che andava a calmierare un determinato comportamento che a volte si potrebbe fare, si potrebbe tenere per cercare di corroborare al massimo la correttezza dell'affidamento. Se qualcuno si ricorda, anche qui, scusate se vi disturbo, ma per tenerci un po' vivi, vista la distanza e la vicinanza solo telematica, avevamo esaminato tra gli altri, tra i tanti, e capisco che gli elementi che vi ho messo al fuoco, la carne che abbiamo messo al fuoco è tanta, però se vi ricordate c'era un principio che avevamo citato per calmierare e che dava un po' senso a questa adeguatezza del supporto documentale, che detta in altri più semplici, in altri termini, in materia di contrattualistica pubblica, supporto documentale lo possiamo riferire al supporto istruttorio che ciascuno di noi deve curare in termini di indagine per arrivare ad un corretto affidamento. Se vi ricordate, avevamo citato tra gli altri il principio di non aggravamento del procedimento. Non aggravamento del procedimento e adeguatezza dell'istruttoria
quando si tratta di contratti pubblici, vanno di pari passo. E torna la problematica famosa del quanti preventivi devo chiedere, come li devo chiedere, a chi li devo chiedere, aspetti su cui non torniamo perché li abbiamo già trattati, ma vedete come quegli aspetti tornino nel lato operativo quando dobbiamo confrontarci con una determinata acquisizione. Aspetti che poi, per entrare più specificamente in quello di cui ci occupiamo oggi, cioè dell'effettiva redazione dell'atto, dovremmo riportarli nell'atto amministrativo, nella determina di affidamento, nel quale dovremmo dare specificamente conto, di qual è stata l'istruttoria che abbiamo condotto. Perché? Perché ce lo chiede l'articolo 3 della legge 241 del 90. Provo a dirlo in altri termini, così, spero sia chiaro per tutti, altrimenti ribadisco, rimane sempre la possibilità delle domande. L'articolo 3 della legge 241 del 90, che si applica anche agli atti amministrativi in materia di contratti pubblici, anche agli atti di affidamento in virtù del rinvio dell'articolo 30,8 della legge 241 del 90, quindi non v'è dubbio, richiede che l'atto amministrativo di affidamento sia motivato e quindi che rechi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, che vedremo poi bene in dettaglio. Presupposti di fatto e ragioni giuridiche in relazione, ve lo riproietto, alle risultanze dell'istruttoria. Quindi la motivazione della nostra determina di affidamento dovrà trovare un addentellato anche rispetto alle risultanze dell'istruttoria che abbiamo condotto, che dovrà risultare dall'atto, perché è uno degli elementi fondamentali che va a corroborare la motivazione del nostro affidamento. Questa necessità ci è imposta sia dall'articolo 3,1 della legge 2, secondo periodo della legge 241 del 90, sì, abbiamo visto dall'articolo 9 del codice di comportamento, dove forse ancora in modo più evidente c'è questo collegamento tra motivazione, tra tracciabilità del processo decisionale. Cosa significa tracciabilità del processo de decisionale se non iter logico giuridico seguito dall'amministrazione? E necessità di un'adeguata istruttoria. Questi elementi devono trovare necessariamente nell'atto amministrativo la loro esplosione, la loro cristallizzazione, perché vi ricordate come abbiamo aperto il webinar di oggi? L'amministrazione parla attraverso i propri atti. Quindi è attraverso l'atto ed è lì che io devo dare conto in modo specifico di quella che è stata l'istruttoria che io ho condotto per selezionare quel determinato operatore economico. È nella determina di affidamento che deve risultare in modo preciso qual è l'istruttoria condotta per arrivare a quel determinato affidamento. In particolare, qual è la modalità che io ho seguito per arrivare a sostenere anche l'economicità di quel determinato affidamento, che se vi ricordate avevamo preso in considerazione anche nei webinar precedenti sotto il profilo di economicità, di principio di economicità applicabile sempre agli affidamenti, anche agli affidamenti diretti, anche dopo il decreto semplificazioni, perché l'economicità, oltre ad essere un principio generale dell'azione amministrativa, è esplicitamente richiamata anche all'interno del codice dei contratti pubblici. In particolare, vi ricordo solo, l'articolo 30, comma 1 del codice dei contratti che prevede i principi generali in materia di acquisizione e di esecuzione, tra cui il principio di economicità. Spero che questo passaggio sia chiaro, soprattutto risulti chiaro questi collegamenti. Come sempre, se volete darmi un riscontro in chat, naturalmente mi fa piacere. La motivazione. L'articolo 3 della legge 241 del 90 aggancia quindi il tema delle risultanze istruttorie con il tema dei presupposti di fatto e ragioni giuridiche. Bene, grazie molte per i riscontri. Andiamo un pochino più nel dettaglio e, come diciamo anche a Bologna, sullo spiccio.
individuato che cosa ci deve essere, qual è il minimo comune denominatore, però mi raccomando, stavo dicendo ragazzi e ragazze, scusate, la deformazione professionale delle lezioni all'università, quindi colleghi, scusate, colleghi e colleghe, individuato che cosa ci deve andare nell'atto amministrativo, vale a dire a livello di progettazione, di strutturazione, soffermandoci sulla motivazione, ecco, perfetto, ragazzi e ragazze, benissimo. Allora, ragazzi e ragazze, che cosa ci deve andare nell'atto amministrativo? Chiarito questo, una norma che dobbiamo prendere a riferimento è l'articolo 3 della legge 241 del 90, abbiamo visto che richiede un collegamento tra processo decisionale e istruttoria, istruttoria che deve emergere chiaramente dall'atto. Lancio un sasso, scusate, mi stavo dimenticando, vi ricordo nuovamente che la vedremo in dettaglio, però fin da subito vi voglio rimandare all'esempio di Determina che io vi ho messo nei materiali utili e vedrete che lì a un certo punto vi ho suggerito alcune frasi per come dar conto delle risultanze istruttorie compiute, cioè di come sono stati chiesti preventivi e con quali modalità. Piccola avvertenza, mi raccomando, io vi ho messo un esempio di Determina tra il materiale utile, diciamo, nella pagina web dell'evento. Ve l'ho messa perché vi voglio bene, mi raccomando, tenete presente questo aspetto. Vi voglio bene in che senso? Perché dare dei modelli di atto, io so che è molto comodo e non c'è corso che faccia che non me lo chiedano. Quindi lo so che è comodo, è utile. Io ho cercato di mettere una determina che possa andare più o meno bene. Più o meno bene, grazie. Più o meno bene, un po' per tutte le amministrazioni, però mi raccomando, perché a volte i modelli di atti sono degli autogol, nel senso che intanto non vanno bene per tutte le amministrazioni. Ogni amministrazione ha magari delle regole interne, ad esempio noi abbiamo un regolamento, noi Regione Emilia-Romagna abbiamo anche un regolamento interno in materia di acquisizioni, quindi mi raccomando, prendetela con le molle. Spero vi sia utile, specie dopo che l'avremo illustrata anche vedendola visivamente, ma mi raccomando, perché a volte sono un autogol, nel senso che si rischia di focalizzare su e di fossilizzare anche a volte sullo schema di atto e non va sempre bene, è difficile dare una cosa che vada bene per tutti, adattatela, mi raccomando, cerchiamo di individuare regole di minimo comune denominatore, cosa ci deve andare, come scriverla, però mi raccomando, perché dico una banalità, a volte negli schemi di atto, giustamente perché sia un po' completo, si citano le norme. Dopo uno lo prende, lo tiene a riferimento per molto tempo, magari quella norma non c'è più, è cambiata. Mi raccomando, stiamo attenti. Io ve l'ho messo, ribadisco, al di là delle espressioni scherzose perché vi possa essere utile, ma mi raccomando, teniamo ben presente questi aspetti. Articolo 3 della legge 241, torniamo a noi, chiede presupposti di fatto e ragioni giuridiche, che sono gli elementi fondamentali, le due componenti fondamentali, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, che orientano, secondo me, in modo molto molto significativo come dobbiamo scrivere l'atto. Abbiamo già individuato qual è la nostra struttura, qual è la progettazione generale dell'atto amministrativo, della determina, quegli elementi che abbiamo visto. Però adesso dobbiamo dare anche dei contenuti. Normalmente, per scrivere gli atti amministrativi e quindi anche le determine di affidamento, si usano delle formule che ricorrono, penso, in tutte le amministrazioni, formule proprio di carattere letterale. Questa slide, visto che siamo in un corso operativo, mi sono permesso di mettervela perché dà dei consigli che spero utili sull'utilizzo delle forme.
delle formule, scusate, perché poi sono sempre le stesse. Io ho una difficoltà, tra virgolette, che trovo ogni tanto quando devo scrivere anche degli atti a volte un po' lunghi, è non ripetere sempre visto, premesso, sempre le stesse. Cerco un po', anche per ragioni proprio dello scrivere bene, di cambiarle, insomma, quindi di non ripetermi, ecco. Spero che questa slide possa esservi utile proprio a livello speech, a livello pratico, così ve la potete stampare quando dovete scrivere degli atti, ci sono insomma, delle espressioni equipollenti. Però, vedete, ho cercato non di fare una roba buttata lì, come si dice a Bologna, ma ho cercato di dividervele perché in realtà anche sulle formule c'è un suo perché hanno tutte un significato. Quindi ci sono alcune che hanno un carattere ricognitivo, cioè prendono atto di elementi e che possiamo utilizzare per riprendere alcuni aspetti, soprattutto della fattispecie concreta. Tutti conosciamo il famoso premesso che. Ci sono alcune formule invece che hanno un carattere accertativo e altre un carattere valutativo. Quindi qui ho cercato, alla luce insomma, anche dei miei studi insomma, che ho fatto da tempo, perché è un tema che mi è molto caro, ho cercato di dividervelo un po' per finalità. Quindi cerchiamo magari di non utilizzare una formula per un'altra, perché se vogliamo essere precisi, ognuna ha un suo substrato di significato, diciamo così. Quindi oltre che al solito tema dello scrivere bene, quindi non ripetere 10 volte, considerato che c'è proprio anche una questione, diciamo, di merito, insomma, di significato. Quindi ogni formula ha un suo significato. Io qui ho cercato, non ve le leggo perché le potete vedere poi naturalmente, le slide sono a disposizione. Spero vi sia almeno utile quando dovete andare a lavorare tutti i giorni, andare a scrivere. Queste vanno bene sia per le determine di affidamento che per tutti gli atti amministrativi. Utilizzo delle formule con un loro significato, presupposti di fatto e ragioni giuridiche. Torniamo a bomba. Sui presupposti di fatto, non credo dire che ci siano particolari problemi. I presupposti di fatto evidenziano quell'elemento che io nella strutturazione, nella progettazione del testo, dell'atto, della determina, che sia, chiamavo l'oggetto, la fattispecie, non torno indietro, però è uno di quegli elementi che vi ricorderete sicuramente, era tra quelli che non possono mancare. I presupposti di fatto è la descrizione dell'oggetto dell'acquisizione, quindi qual è la fattispecie di cui ci occupiamo, quello che viene comunemente messo sotto il premesso che. Se andate a vedere lo schema di determina, l'esempio di determina che io vi ho messo tra il materiale utile, è proprio in cima, vale a dire che l'atto, secondo me, dovrebbe iniziare innanzitutto con un'illustrazione della fattispecie, cioè con una descrizione dell'acquisizione e quali finalità l'amministrazione intende perseguire con quella determinata acquisizione, cioè individuare fin da subito l'oggetto dell'atto. Perché così si capisce subito di che cosa si tratta, dell'acquisizione di quale servizio, di quale fornitura, di quale appalto di lavori si tratta e quali finalità vanno perseguite. Sui presupposti di fatto, sinceramente, c'è poco da dire. L'importante, ecco, questo invece è un elemento importante su cui poi torneremo, è che sia la fattispecie sia descritta bene, ovviamente, completa in tutti i suoi elementi, non. A Bologna si dice non una sbrodolata, perché sennò non si capisce niente, detta come vuol detta. Ma scritta bene, sì, bisogna individuare bene la fattispecie, l'oggetto della nostra commessa pubblica, del nostro affidamento, perché costituisce ovviamente l'oggetto sul quale andiamo ad intervenire. Anche questo non è una banalità, perché a parte il fatto che scrivere bene in modo che si capisca è anche una dote, in modo sintetico, ma diciamo in modo preciso è anche una dote, ma al di là del fatto che sia scritto bene, che si capisca bene, torniamo sempre su quegli aspetti famosi che io ho cercato di evidenziarvi per evitare che questi aspetti siano dequotati o sottovalutati, peggio ancora, perché la butto solo lì, visto che ci torneremo probabilmente martedì prossimo, vista l'ora.
Una delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere, che sapete benissimo è un vizio di legittimità dell'atto, quindi vedete, alziamo il tiro, qui non si tratta più di scrivere male, alziamo il tiro, come ci siamo detti. Una delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere è il travisamento della situazione di fatto. Vedete come comincia a tornare questo tema? Il tema del travisamento della situazione di fatto. Quindi scrivere male i presupposti di fatto, cioè scrivere male la fattispecie, condiziona tutto quanto, a cascata diventa un problema. A cascata potrebbe andarsi a gettare questa cascata, sempre la nostra metafora, nel laghetto pantanoso dell'illegittimità, perché una delle figure sintomatiche di uno dei vizi di legittimità, cioè l'eccesso di potere, è il travisamento di fatto. Quindi vedete come un aspetto che sembra banale, scrive: ah, ma sì, devo acquistare 100 penne. Adesso banalizzo, ovviamente. Anche la descrizione della fattispecie ha il suo peso. Più significativo perché più complesso è il tema, l'altra medaglia, l'altra faccia della medaglia della motivazione. Una faccia sono i presupposti di fatto, l'altra faccia della medaglia sono le ragioni giuridiche sulla base della norma che abbiamo visto. Presupposti di fatto e ragioni giuridiche in relazione alle risultanze dell'istruttoria, in relazione, connessione tra istruttoria e processo decisionale. Scusate, ritorno su questo passaggio perché così abbiamo tutti il percorso, spero chiaro. Le ragioni giuridiche. Le ragioni giuridiche si traducono nella citazione, nell'atto, della normativa che va a supportare giuridicamente la nostra determina di affidamento, il nostro atto che attiene all'attività amministrativa, alla fase pubblicistica, chiamiamola così, dell'evidenza pubblica, senza, ribadisco, fraintendimenti, ma ci capiamo se utilizzo questa dicitura, fase pubblicistica. Nell'atto, vi ho scritto subito, è necessario riportare puntualmente gli atti amministrativi di programmazione a cui si abbia eventualmente riferimento e naturalmente i riferimenti normativi. Atti amministrativi di programmazione, mi spiego, generale e o settoriali se uno ce li ha, e puntualmente, cioè come vedremo, solo quelli che rilevano. Non citiamo nella falsa credenza, più a volte più si potrebbe pensare più normativa, più atti cito, più l'atto è corroborato. No, più atti cito, più roba cito che non c'entra, magari più un casino. Quindi lo dico fuori dai denti, non si capisce niente dopo. Andiamo a citare solo quello che serve. Atti di programmazione, mi spiego subito. Anche qui, essendo in tantissimi, tante amministrazioni, forse alcuni consigli vanno bene, per taluni. Ad esempio, nell'ambito della mia amministrazione, parlo di Regione Emilia-Romagna, Assemblea Legislativa, ad esempio, abbiamo un atto di pianificazione strategica, abbiamo un atto di pianificazione strategica, dopo arrivo Fabrizia sulla tua considerazione, un atto di pianificazione strategica che si chiama Documento di pianificazione strategica dell'Assemblea Legislativa, adottato dal nostro organo di indirizzo politico che è l'ufficio di presidenza dell'Assemblea. Le nostre acquisizioni e che individua, scusate, priorità politiche e obiettivi strategici che l'amministrazione deve perseguire nel triennio, documento triennale rinnovato annualmente. In quel documento, l'ufficio di presidenza ci dice quali sono gli obiettivi che l'amministrazione deve perseguire, perché è un organo di indirizzo, quindi ci dice: cara amministrazione, caro apparato amministrativo, nel prossimo triennio, poi aggiornato annualmente, voglio che gli obiettivi perseguiti siano questi. Le nostre acquisizioni, così come tutti gli atti amministrativi che adottiamo come struttura, ok, adesso ho capito, come struttura
vanno a inserirsi in quel determinato percorso perché sono acquisizioni che sono strumentali al perseguimento di quegli obiettivi. Quindi nei nostri atti di acquisizione noi citiamo specificamente il documento di pianificazione strategica, quale obiettivo specifico andiamo a perseguire e quindi qual è l'obiettivo che andiamo appunto a perseguire con quella determinata acquisizione. Ci inseriamo in un solco a cascata, oserei dire. Vale a dire un atto amministrativo di pianificazione strategica generale individuato dall'organo di indirizzo politico, che per l'Assemblea legislativa è l'ufficio di presidenza, che individua quali sono le priorità e gli obiettivi da perseguire. E secondo il modello che negli anni abbiamo cercato di affinare, per diverso tempo, devo dire, perché ci è voluto un po' di tempo prima di arrivare, secondo me, a un risultato molto buono, è proprio questo, cioè di evidenziare nell'atto di affidamento come quell'affidamento in realtà sia strumentale al perseguimento degli obiettivi dell'ente. E secondo me, questo non è detto che tutte le amministrazioni ce l'abbiano, ma se ce l'avete, un documento di pianificazione strategica di questo tipo, è bene che ci sia questa modalità di lavorare e che ci sia questa modalità di occuparci delle acquisizioni. Quindi per dare appunto l'idea che si tratti non di acquisizioni a random, ma di acquisizioni che rispondono a specifici bisogni dell'amministrazione, a specifici obiettivi. Ribadisco, laddove ci sono e laddove ci siano delle coerenze. Mi si chiedeva se, ad esempio, uno di questi è il piano triennale dei lavori o biennale di servizi e forniture. Il giusto, perché quello sicuramente costituisce la copertura per determinate acquisizioni e quindi non vedo sbagliato citarlo nell'atto, perché così diamo conto del fatto che ci sia questa copertura, identicamente vale per il DUP. A maggior ragione però se avete un atto di pianificazione strategica che individui degli obiettivi, perché allora si corrobora l'acquisizione. È un elemento importante che ci può aiutare. Delibere di indirizzo identicamente, se non si ha un riferimento, è bene però motivare sempre che qual è il bisogno che quella determinata acquisizione va a perseguire. Quindi è possibile che in una delle vostre amministrazioni, anche nella mia, perché non sempre si riesce ad andare all'interno di un obiettivo cristallizzato dentro un atto di programmazione strategica, non sempre. E vengo all'osservazione di Salvatore. Certamente, se non c'è, non ci dobbiamo fasciare la testa. Ma è bene individuare specificamente quali sono le esigenze che si intende soddisfare con una determinata acquisizione. Meglio se c'è, perché è un metodo di lavorare, secondo me, corretto, che peraltro rientra anche in un ciclo virtuoso, che è quello della separazione, non fatemi parlare di massimi sistemi, visto il tenore del corso, tra politica e amministrazione, politica che dà gli obiettivi e amministrazione che li persegue. Quindi se c'è questa filiera che io ho cercato di evidenziarvi, benissimo. Se non c'è, non ci fasciamo la testa perché, come intuiva il nostro collega, è possibile comunque raggiungere l'obiettivo della motivazione in ogni caso andando a specificare qual è l'obiettivo che intendiamo perseguire con quella determinata acquisizione, con quella determinata commessa pubblica. Riferimenti normativi, leggi e atti aventi forza di legge, regolamenti, solo quelli che vanno a sorreggere la nostra acquisizione. Cosa voglio dire? Un po' l'abbiamo anticipato e qui andiamo ancora più in dettaglio in consigli ancora più pratici che io vi ho sintetizzato. Che cosa vuol dire? Un po' l'abbiamo già anticipato, vi dicevo. Quale normativa devo citare nelle determine di affidamento in materia di contratti pubblici e più in generale anche negli atti amministrativi? Ribadisco, questi consigli oggi un po' li decliniamo nella materia contrattuale, ma valgono un po' per tutto, per tutti gli atti amministrativi. Citare solo la normativa direttamente applicabile, soprattutto quella che disciplina, soprattutto ma non solo, quella che disciplina la procedura che andiamo a seguire. Già avevamo anticipato nei precedenti webinar
all'indomani dell'entrata in vigore dei decreti semplificazioni, devo citare l'articolo 36,2 in combinato disposto con l'articolo 1,2 del decreto semplificazioni, il famoso combinato disposto? No, ecco, lì vuol dire che sto citando una disposizione che non c'entra niente e che oltretutto è un errore perché è sbagliato. L'avevamo detto e ripetuto più volte, ma poi vi faccio vedere anche le formulazioni sbagliate e così vi do anche l'idea. Gli obiettivi di performance, sì, può aver senso se c'entrano, è sempre questo il nostro mantra. Normativa direttamente applicabile è solo quella, quindi soprattutto quella relativa alla procedura, scusatemi, vista anche l'ora, l'espressione, non incasiniamoci, citiamo solo quello che c'entra e sfatiamo a volte la credenza che quella specie di frase che ogni tanto ci possiamo anche sentire dire, ma tu metti, cita, che così sembra che è anche più motivato, mettiamo anche più cose, è più lungo. No, ecco, non c'è ragionamento più sbagliato, cioè il citare, il voler citare disposizioni che più o meno c'entrano solo per credendo di fare un buon servizio, credendo di corroborare maggiormente la motivazione in diritto dell'atto, non c'è cosa più sbagliata. Anzi, ci si incasina. Vedasi ad esempio il tema articolo 36,2, articolo 1,2 lettera A. Poi vi faccio vedere, magari spero, non so se entro oggi, ma la prossima volta, la progressione della semplificazione proprio sugli aspetti procedurali nel citare le norme, a che cosa si arriva partendo da citazioni sbagliate. Quindi solo la normativa direttamente applicabile, altrimenti non si capisce più niente. Ovviamente, questo intercetta anche quello che vi dicevo poc'anzi, scherzando sull'esempio di determina contrarre. Verificare sempre la vigenza e l'attuale formulazione delle norme che ci si citano. Quindi occhio a copiare e incollare, o con detta più bellamente, con un eufemismo, la cosiddetta circolarità da tradizione. Con questa espressione, circolarità da tradizione, si dice bellamente il copia e incolla. Attenzione perché nel copiare e incollare o nell'utilizzare documenti desueti si rischia di riportare norme che non ci sono più o che sono cambiate o che sono state abrogate. A parte tradursi in un brutto esempio di poca attenzione, ribadisco, può anche porre dei problemi di legittimità, perché se baso il mio atto su una disposizione che non c'è più perché è abrogata, ovviamente il tema che si pone è anche quello dell'illegittimità dell'atto, quindi attenzione. Ma il verificare la vigenza dell'attuale formulazione delle disposizioni ci impone uno sforzo anche di andare a vedere che non siano introdotte dal legislatore anche soluzioni nuove. Quindi non solo verificare che quelle che io cito da sempre hanno la vigenza, hanno una continua vigenza e quindi siano ancora attuali, ma anche lo sforzo che dobbiamo fare è quello di verificare la normativa esistente che ci riguarda per quella determinata fattispecie di acquisizione per poter utilizzare eventualmente nuove soluzioni consentite dal legislatore che prima non c'erano. L'esempio ce l'abbiamo di fronte, i decreti semplificazioni. Poniamo il caso, quasi per gioco, che uno non sapesse che ci sono i decreti semplificazioni. Poniamo questo caso, davvero che spero di porre solo per gioco, non sappiamo che in realtà il legislatore in realtà ci ha dato uno strumento più veloce, più semplificato per arrivare al risultato. Ad esempio, prendo le mosse da una domanda che è stata posta prima, l'attestazione SOA. Se io non sapessi che ci fosse la norma sull'attestazione SOA, l'articolo 90 del DPR 207 del 2010, magari comincio a chiedere all'operatore economico, no, ma mi devi motivare le esperienze analoghe. Il povero operatore economico mi presenta l'attestazione SOA e gli dico, ah, no, no, a me questa non basta, perché ma dove l'hai trovata? Non esiste. Faccio un esempio veramente da bar, però vedete, è importante anche questo tipo di aggiornamento perché naturalmente un mancato aggiornamento, oltre a potersi tradurre nel difetto di citare disposizioni che non ci sono più, ci preclude anche di utilizzare soluzioni nuove che non so che ci sono perché io non sono aggiornato.
Capisco che è difficile, ma qui insomma, speriamo di fare la nostra parte anche con questi corsi di formazione e poi ognuno di noi che siamo bravi, naturalmente cerchiamo di rimanere aggiornati, anche se non è mai facile, visto il pulviscolo normativo che ci travolge. Ecco, altro consiglio, questi, ribadisco, sono consigli davvero pratici che, e poi si prestano a tante considerazioni e darò risposta naturalmente anche alle domande in chat. Altro buon consiglio è quando si tratta di una normativa, direi nella generalità delle ipotesi, molto complessa, con molti articoli, non basta citare solo la legge di riferimento. Per essere precisi, cerchiamo di indicare anche la norma che abbiamo a riferimento. Ad esempio, anche qui lo vedremo bene, non basta dire visto il decreto legge 76 del 2020 come modificato dal decreto legge 77 del 2021. Adesso vado un po' sullo spiccio. Basta dire così per individuare la procedura corretta? No, perché è un po' troppo generico come riferimento. Vedremo che invece è meglio scrivere, visto l'articolo 1,2 lettera A o lettera B del decreto legge 76 del 2020. Poi come modificato, ma vi darò la formulazione precisa. Questo per dire che se dobbiamo citare una legge con molti articoli, come direi nella generalità delle ipotesi, cerchiamo di citare per precisione non solo il decreto legislativo 50, ma il decreto legislativo 50, in particolare l'articolo 36, l'articolo 32, quello che è. Però andiamo a citare per precisione anche anche il numero dell'articolo, cioè l'articolo che abbiamo a riferimento, perché aiuta noi stessi a riflettere quando scriviamo, ma anche chi l'atto lo deve leggere. Grazie molte. Ecco, il testo della disposizione. Mi prendo un secondo perché c'è una domanda, credo, proprio su questo punto. Suscitare sulla norma prima della forma esplicita, ovvero indicando per esteso a parte della norma che serve, oppure come fanno alcuni solo gli estremi della norma che può lettere. Ecco, esattamente. La domanda di Roberto posta in chat intercetta il punto finale, l'ultimo punto, diciamo. Benissimo. Regola, secondo me, molto importante è citare la disposizione specifica, perché così, caro Roberto, chi vuole se la va a cercare. Articolo 1,2 lettera A del decreto 76. Io già gli dico questo, io sono a posto, come si suol dire, perché ho individuato specificamente la disposizione che io ho a riferimento. Io sono a posto e secondo me è già sufficiente. Anche perché a volte le norme non sono corte, quindi anche lo stesso comma 1, comma 2 lettera A dell'articolo 1 del decreto semplificazioni ha una sua lunghezza. A volte può essere però conveniente riportare il testo della disposizione. Anche qui una regola aurea non c'è. Il testo, però, come consiglio, per la mia esperienza, insomma, il testo integrale, chiamiamolo così, della disposizione del comma, l'articolo non ci vuole neanche pensare, è un po' lungo a volte, soprattutto in materia di contratti dove abbiamo degli articoli così, faccio un po' fatica a riportare tutto l'articolo. Ecco perché conviene citare solo la disposizione. È utile riportare il testo, secondo me, come consiglio, ribadisco, generale, poi è da valutare caso per caso, ahimè. È utile solo se c'è una parte della disposizione che specificamente interessa. E solo in questo caso, se a me interessa un determinato punto della disposizione e che mi aiuta particolarmente in quella determinata fattispecie, allora può essere utile riportare quella parte di testo. E qui la formuletta che a volte si utilizza è visto l'articolo 1,2 lettera A nella parte in cui prevede e c'è e si riporta testualmente le due, tre righe che specificamente mi interessano perché voglio dare evidenza a un determinato passaggio, perché c'è solo una parte dell'articolo che
Adesso esempi così al volo non me ne vengono in mente, però a volte ci sono articoli che contengono più fattispecie, ci sono disposizioni che contengono più norme, direbbe un costituzionalista. E allora magari lì può convenire, visto l'articolo 30,8 del decreto, ecco, ad esempio, visto l'articolo 30,8 del decreto legislativo 50 del 2016, nella parte in cui prevede che alle procedure di affidamento si applica la legge 241 del 90. L'articolo 30,8, se lo andate a vedere, riguarda anche la fase esecutiva. Magari mi interessa riportare quel pezzo lì, quello che mi dà il destro per dire che al mio atto si applica un determinato articolo della 241. Bisogna davvero adattare un po' la fattispecie, però ecco, nel riportare il testo, il mio consiglio, se lo volete accettare, è riportiamolo se serve. Se vedo che mi può davvero aiutare a corroborare le ragioni giuridiche del mio atto, solo in questo caso, altrimenti diventa una sbrodolata, diventa una roba lunga così, che non si può leggere e che non c'entra, perché dopo io impongo al lettore anche di leggere tutto l'articolo e al lettore facciamogli fare uno sforzo. Se io riporto precisamente l'articolo che io applico in quella determinata fattispecie, caro lettore, te lo vai a leggere se lo vuoi vedere tutto, visto che nella mia fattispecie quella norma la applico integralmente. L'articolo 1,2 lettera A del decreto semplificazioni, ad esempio, si applica tutto negli affidamenti diretti. Non vedo perché andarlo a ripetere. Cito la norma, cito la legge, quindi il decreto legge convertito in legge, bla bla bla, e cito l'articolo. È più che sufficiente. Ribadisco il testo solo se serve, se no, meglio di no. Abbiamo 5 minuti, quindi facciamo anche la slide successiva perché sono molto connesse, così dopo la prossima volta partiamo da qua. Altri suggerimenti, sempre molto molto pratici, molto molto operativi, a volte ci troviamo di fronte, lo vedrete anche nell'esempio della determina, dove metterli, secondo uno schema che si può seguire, ma poi ribadisco, adattatelo alla vostra amministrazione, anche secondo la vostra soggettività. A volte vedo atti dove la normativa è magari citata anche bene, perfettamente, è citata tutta, solo quella che serve, quindi tutto a posto. Però a volte anche qui è citata un po' alla rinfusa. Parto con la disciplina del decreto semplificazioni, l'articolo 1,2 lettera A, poi dopo magari o lettera B. Poi magari cito il piano della prevenzione della corruzione, poi ritorno sul decreto semplificazioni, visto, richiamato, visto. Magari è tutto corretto, per carità, però permettetemelo, correrete con me che è un casino, non si capisce niente, si fa fatica poi a ricostruire e non è banale, torniamo sempre a bomba. Si fa fatica a ricostruire l'iter giuridico, oltre che logico, seguito dall'amministrazione. Quindi cerchiamo anche di dare, come posso dire, una coerenza rispetto alle norme che citiamo. Cerchiamo di dividerle in quelle che ho chiamato per paragrafi tematici. Prima le norme che si riferiscono alla procedura che seguo, trovate comunque ad esempio in determina. Poi le norme che attengono ad anticorruzione e trasparenza. Le norme finanziarie e contabili, quindi il bilancio, a seconda di come siete strutturati ed organizzati. Ecco, anticorruzione e trasparenza. In questa sezione possiamo citare quello che dicevamo prima, il decreto legislativo 33 del 2013, in particolare gli articoli 23 e 37, che sono quelli, come sapete, della pubblicazione degli atti in materia di procedure di affidamento, e i vostri piani di prevenzione della corruzione, ove ne siate dotati. E in particolare, ecco, nella parte in cui prevedono la pubblicazione dell'atto di cui ci occupiamo, quindi non tutto il piano, ma solo in quei determinati punti che ci interessano del nostro piano. A volte trovo citato negli atti della mia amministrazione il piano nazionale anticorruzione di ANAC. Non c'entra niente, sappiamo che quello per le amministrazioni è un atto di indirizzo, quantomeno per le amministrazioni decentrate, quindi non citiamo il piano nazionale anticorruzione, non c'entra niente. C'entra nei limiti in cui è un atto di indirizzo per il nostro PTPCT. Ma noi abbiamo il nostro PTPCT, quindi il Piano Nazionale Anticorruzione non c'entra nell'atto, ecco, è una citazione sovrabbondante, non ci va perché non ci riguarda direttamente.
A volte nelle disposizioni finanziarie o contabili, a volte negli atti della mia amministrazione, ho trovato citato il decreto Spending Review, ve lo ricordate? Il 95 del 2012. Se qualcuno mi spiega cosa c'entra, ha un premio. Quindi citiamo solo le cose, appunto, i riferimenti che ci interessano direttamente e dividiamoli per paragrafi tematici, non prima i contratti, poi l'anticorruzione, poi torno sui contratti. È un gran casino sostanzialmente. E anche all'interno dei paragrafi tematici diamo un ordine. Prima citiamo le disposizioni nazionali, poi quelle regionali, e se poi ci sono fonti di pari grado, citiamole in ordine cronologico. Questi sono consigli, come vedete, ma dato il taglio del webinar, penso di poter dare, molto pratici, che vanno proprio nello spiccio, come si suol dire. Però credo che sia, credo, spero, possano essere importanti, specie a chi si approccia magari, non sempre sempre, agli atti amministrativi, anche agli atti di affidamento, naturalmente, di cui ci occupiamo. Mancando semplicemente minuto, introduciamo solo da dove partiremo la prossima volta. Queste sono tutte regole che dovremo sicuramente, spero, tenere in considerazione, che spero vi siano utili. La prossima volta, facendo tesoro, la prossima volta martedì prossimo, il 30, facendo tesoro di tutta la parte teorica che avevamo esaminato il 26 ottobre e 9 novembre, facendo tesoro, spero, di questi consigli pratici che io ho voluto darvi in questa ora e mezza in cui siamo stati insieme, partiamo da un esempio. Da un esempio lo vedete nella slide, esamineremo in dettaglio anche la bozza di determina che io vi ho lasciato. Ho scelto questa tipologia di acquisizione perché qua ci sono tante cose che ci vanno, mentre non ci vanno in altri atti, quindi basterebbe toglierle sostanzialmente quando andiamo sopra i 5.000 sostanzialmente. E quindi vediamo la slide precedente, certo, eccola qua. Vedremo partendo da un esempio e lo commenteremo facendo appunto tesoro di quello che ci siamo detti oggi, e vedrete come partendo anche da formulazioni, passatemi il termine, incasinate, andando sempre più a precisare, arriveremo a formulazioni lunghe così a due righe, perché il nostro obiettivo è quello: essere chiari, sintetici, applicare la normativa corretta, fare in modo che il nostro atto di affidamento sia corroborato in parte di fatto e in parte di diritto, secondo la norma che è il nostro faro, che è l'articolo 3 della legge 241 del 90. Non posso che ringraziarvi come sempre per la partecipazione, grazie a voi, anzi, che siete sempre anche molto gentili, e poi spero di rivederci la prossima volta. Il 30 novembre, con cui andremo avanti con questa esposizione, e poi dopo esamineremo anche alcuni casi pratici tratti dalla giurisprudenza 2021 che prenderemo a riferimento per poi avanzare considerazioni ulteriori che ci servono, spero, nella pratica di tutti i giorni. Grazie a voi, grazie moltissimo. E appunto ribadisco che alle domande che avete posto oggi, quelle che purtroppo ho dovuto saltare per leggermele con attenzione, Grazie daremo dottor Bianchini, naturalmente la solita intanto risposta proietto come scritta. di consueto Quindi la grazie, grazie slide, davvero, lascio la dei parola anche alla saluti. dottoressa D'Agostino. Allora, ricordo il prossimo appuntamento, dottor Bianchini l'ha ripetuto più volte, lo ricordo anch'io, è il 30 novembre, è già possibile iscriversi a questo ultimo incontro di questo ciclo, è già possibile iscriversi sul sito di Eventi PA. Dunque, la registrazione e le slide di questo incontro saranno messe a disposizione sul sito di Eventi PA, la voce dedicata a questo evento, entro la giornata di oggi e nei prossimi giorni pubblicheremo anche le risposte alle domande che avete posto in chat. Per quanto riguarda l'attestato di attestati di iscrizione, questi vengono rilasciati a quanti si sono iscritti chiaramente all'evento, hanno seguito almeno il 20% e saranno scaricabili nei prossimi giorni in maniera autonoma, sempre sul sito di Eventi PA, alla voce I miei eventi. Io vi ringrazio, ringrazio il relatore e ci vediamo il 30 novembre. Grazie.
Grazie Grazie a professoressa, tutti come e a tutte. sempre. Grazie. Grazie. Grazie dottoressa, come Aspetto. sempre, grazie al dottoressa Lupori Arrivederci. in A presto. collegamento e grazie a tutte e a tutti, come sempre. Ci vediamo.